negli anni 90, soprattutto nel 94, quando io praticamente ho esordito con la maglia del Guarani qui a Campinas, e ho fatto una stagione meravigliosa, quindi finito la stagione come miglior giocatore, pallone d'oro, capocannonieri, rivelazione, ho avuto tutti i premi negli anni 90 del 94. E purtroppo alla fine della stagione mi sono infortunato e quindi ho perso l'opportunità di andare al Barcellona e al mio posto, perché Romario stava ritornando in Brasile, e al mio posto è andato il fenomeno che dopo è diventato il fenomeno Ronaldo. Sì, veramente a Dortmund è stata la partita della mia vita, perché nel primo tempo avevo segnato una tripletta. E col Milan fortissimo, no? Con Maldini, con Gattuso, con Pirlo, Inzaghi, Albertini, quindi avevano una squadra storica del Milan in campo. E in quella semifinale lì, non era Europa League, non era la Champions, Eh no? Era sì, è Europa. Coppa UEFA. Coppa UEFA, e fare una tripletta nel primo tempo, tra cui uno dei gol più belli che ho fatto nella mia carriera, è stato il secondo gol, no? Con un sombrero su Larsen, poi ho Sì. finalizzato al volo su Abiate. Sicuramente è stato una grande partita che l'ho fatto vedere. Matteo ha visto questo gol parecchie volte, perché io dico: guarda, dentro l'area devi avere tranquillità, perché se uno ti tocca è rigore, soprattutto oggi col VAR, no? È più facile arenare che non si può toccare sugli attaccanti. Quindi è stata veramente una delle partite più belle della mia vita. Io ho visto tanto il video del papà con Ronaldo, e tanto amici miei dicono: tuo papà ha giocato con Ronaldo, eh? E com'è stato? E lui Anche sempre. Ronaldo però ha giocato con tuo papà, cioè questo glielo dici? E lui mi ha detto che Ronaldo era una macchina. Aveva tanta Intelligente. intelligenza, aveva tanta forza, che non aveva un altro giocatore così che lui ha giocato. Quindi lui mi ha detto così, che era Un una bestia, un fenomeno. fenomeno. perché Ronaldo aveva tutto quello che gli altri non avevano e non avranno mai, perché era particolare, perché quando creava lo spazio per attaccare in profondità, faceva solo Ronaldo quello cambiamento di direzione per andare in porta, no? E allora era facile giocare con lui, perché in certi momenti non aveva bisogno di tenere tantissimo tempo la palla, bastava darla di prima a lui, che lui decideva la partita. Purtroppo poco spazio per giocare, no? Con Carlo Ancelotti, perché era l'anno di mondiale, io arrivavo al Milan campione del mondo intercontinentale con São Paulo, avendo battuto il Liverpool che ha vinto contro il Milan nella finale, quella storica della Champions League. E poi mio arrivo al Milan, credevo di poter avere più spazio, però come era l'anno di nazionale e Carlo Ancelotti doveva dare spazio a Inzaghi, Gilardino, perché dovevo andare con l'Italia, non ho potuto giocare tanto. Poi gli italiani, sia Pippo che Gila, sono ritornati campioni del mondo, allora è diventato difficile avere lo spazio quell'anno lì per giocare. Comunque è stato un piacere indossare questa maglia storica del Milan, sia del Milan che quella del Parma, che sono state le altre due squadre che io ho potuto giocare in Italia. È stato un piacere immenso. Credo che è stato un giocatore che poteva essere più usato in nazionale per avere già un certo porto fisico importante, e è arrivato, credo io, nel momento giusto adesso per la nazionale, perché sarà la transizione immediata, perché adesso abbiamo Thiago Silva che ha già 39 anni, quindi Bremer è un giocatore che potrà sostituirlo tranquillamente, perché è un difensore di molta qualità, no? Insieme a Militão, a Marquinhos, guadagnerà questa esperienza in questo mondiale facendo parte
del gruppo. Però credo che poteva essere già nel passato portato in nazionale, in prima nazionale, già per avere questa esperienza del gruppo.